Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova lezione di Pilates. Partiamo scaldandoci, attivandoci, iniziando dai piedi. Sistemiamo i piedi in modo che le gambe siano parallele tra loro, quindi l'articolazione della caviglia sarà in linea con l'articolazione del ginocchio e dell'anca su tutti e due i lati, quindi le nostre gambe risultano parallele tra loro, perpendicolari al terreno. Gambe leggermente piegate per enfatizzare la sensazione di contatto dei piedi con il terreno. Apro le dita dei piedi il più possibile e le appoggio cercando di coprire la superficie più grande possibile. Inizio ad oscillare avanti e indietro, cercando di sentire il mio baricentro che si muove all'interno del poligono disegnato dai due piedi. Mentre eseguo questa oscillazione, cerco di prendere coscienza di tutto il corpo. Cerco di mantenere una posizione neutra della colonna, quindi oscillo come se il mio corpo fosse un unico blocco e piano piano inizio ad andare in punta di piedi. Si staccano i talloni e ritorno giù lentamente. In tutto questo movimento controllo che le dita rimangano sempre in contatto con il terreno. Quando vado in punta di piedi, le dita non devono sprofondare nel terreno, non devono artigliare il terreno. Quando torno giù con i talloni, le dita non si devono staccare da terra. Rimaniamo in punta di piedi. Stabilizziamo questa posizione e adesso scendiamo giù più lentamente possibile. Appena i talloni toccheranno terra, proviamo a scendere piegando le ginocchia e ritorno su, mantenendo la schiena perpendicolare al terreno, quindi come se fossi appoggiato ad una parete, piego le ginocchia vanno avanti, il mio bacino scende verso il terreno. Quindi cerco di mantenere questa linea, scendo giù e ritorno su. Scendo giù e ritorno su. Faccio ancora qualche movimento, qualche piegamento delle gambe e quando avremo completato quest'ultimo movimento ci fermiamo e andiamo a sbloccare il bacino. Proviamo a fare delle piccole traslazioni laterali. Il mio corpo si muove su un piano. Ho sempre la mia parete immaginaria dietro la schiena, cerco di tenere il sedere appoggiato alla parete, ok? Quindi non stacco il sedere dalla parete, allo stesso tempo cerco di non sfondare la parete che c'è dietro di me. Una piccola oscillazione, metto tensione sull'articolazione dell'anca. Come sempre vi ricordo che l'ampiezza del movimento dipende dalla vostra capacità di gestirlo. Quindi se sento fastidio eccessivo, non esagero, rallento il ritmo, riduco l'ampiezza di questi movimenti. Ora ci fermiamo, andiamo a fare retroversione e antiversione, cerchiamo di sentire il bacino che si muove in questa azione, il bacino bascula avanti e indietro e mi fermo in posizione neutra. A questo punto dovrei sentire la zona lombare che trova la sua posizione ottimale. Forse non è la più comoda per tutti, perché è abituato a stare in un'altra posizione, potrebbe non risultare la più comoda, ma è la più sana, la più sicura. Attivo l'addome tirando in dentro la pancia leggermente, quindi sentirete la vostra pancia che si appiattisce. Controllo che il torace sia compatto. Proviamo a sentire la respirazione laterale. Provate ad appoggiare la vostra mano destra sul lato sinistro del torace. E quando prendo l'aria, sento l'aria che viene verso la mano, quindi il mio torace mi spinge la mano e le dita si allargano leggermente. Io sono a specchio, quindi voi avete la vostra mano destra sul lato sinistro del torace. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. L'ultima volta, cambio. Adesso abbiamo la mano sinistra sul lato destro. Lo so che io sto facendo il contrario di quello che dico, ma sono a specchio. Se voi mi state guardando, fate quello che dico, siete come me. Quindi mano sinistra sul lato destro del torace. Inspiro, espiro.
Inspiro e espiro. Adesso, tenendo questa sensazione della respirazione, quando prendo l'aria, porto le spalle verso le orecchie. Fuori l'aria, le porto giù. Ancora in. Es. In. Cercate di sentire i muscoli che portano giù le vostre spalle, quindi questa zona dove si muove anche la respirazione, dovrei avere una percezione più intensa perché i muscoli depressori delle scapole, in particolare un muscolo che si chiama gran dentato, si accendono per proteggere la vostra colonna. Inspiro e giù fuori l'aria e adesso mi fermo mantenendo questa posizione delle scapole. Quindi immaginate di avere un'armatura addosso che pesa anche, si fa sentire, sono i vostri muscoli che si stanno accendendo. E adesso andiamo a sbloccare il collo. Iniziamo con delle piccole flessioni laterali. Oggi vorrei fare degli esercizi per dare un po' di sollievo alla zona cervicale. Vediamo se alla fine di questa lezione il mio obiettivo sarà raggiunto. Questo è l'ultimo movimento di flessione, andiamo in rotazione. In tutto questo il mio torace è sempre compatto, l'addome è sempre attivo, la colonna in neutra, il bacino in neutra. Abbiamo sempre tutto sotto controllo. Facciamo un'ultima rotazione, sempre completando il ciclo di movimenti destra-sinistra, andiamo giù e su. E su. Quando guardo in alto mi fermo se mi accorgo che c'è qualcosa che non va, quindi salgo lentamente fino a dove riesco a gestire il movimento. Se sento un po' di tensione, qualche fastidio, allora riduco l'ampiezza del movimento. Non dimentichiamo mai di prendere queste precauzioni. Qualunque movimento, la zona cervicale è particolarmente delicata. Ci fermiamo. Adesso proviamo a fare una cosa. Tenendo questa armatura, questa corazza che abbiamo costruito, poggiate la vostra mano sinistra sulla clavicola. Quindi sentite quest'osso sulla parte anteriore del torace, tra il collo e la spalla, e provate a sollevare il braccio teso, col gomito disteso, fin dove riesco a tenere la clavicola giù, clavicola di conseguenza scapola, e ritorno giù. Butto fuori l'aria, svuoto il torace e ritorno. Attenzione al gomito, il gomito deve essere bloccato, quindi sentite tensione sui muscoli delle braccia e la clavicola rimane giù. Facciamolo ancora una volta e ritorno giù. Ripeto con l'altro braccio, quindi appoggio la mano sulla clavicola e il braccio sale fuori l'aria e ritorno giù. Controllate che il torace rimanga nella sua situazione ideale che abbiamo disegnato prima. E ritorno giù, braccio teso, fuori l'aria e ritorno giù. Fuori l'aria e ritorno giù. Lo faccio un'ultima volta. E adesso eseguiamo la stessa cosa con tutte e due le braccia. Sentite le clavicole che rimangono basse e le braccia che rimangono tese. E ritorno giù. Fuori l'aria e ritorno giù. Ancora fuori l'aria e ritorno giù. L'ultima volta, fuori l'aria e ritorno giù. Ok, se riusciamo a sfruttare bene questi muscoli che tengono giù le spalle, liberiamo la zona del collo. Quindi dobbiamo imparare a togliere un po' di queste compensazioni che abbiamo creato nel corso della nostra vita, quindi le nostre attività quotidiane che ci portano ad avere atteggiamenti che sono comunque di sovraccarico per la zona cervicale. Ora iniziamo. Come? Gambe divaricate, andiamo ad eseguire lo spine stretch. Gambe divaricate, possibilmente dita dei piedi rivolte verso il soffitto, colonna in neutra, attivo bene l'addome e vado giù, fuori l'aria. La zona lombare va in flessione nella parte alta, il sacro rimane in neutra. Vado
Ritorno su prendendo l'aria. Lo facciamo 5-6 volte. Fuori l'aria. Tiro ben in dentro la pancia, le spalle rimangono lontane dalle orecchie. E l'ultima cosa che abbiamo fatto nell'attivazione è questa delle spalle. Ritorno su prendendo l'aria. Rilassate il collo. Il collo qua è attivo. Quando vado giù si rilassa, non che si spegne completamente, però segue questa flessione della colonna. Inspiro, torno su. Facciamo ancora due ripetizioni. E ritorno su. Lo faccio l'ultima volta. E ritorno su. Rimango in questa posizione, quindi le gambe sono divaricate, leggermente più larghe del bacino, e da questa posizione, quando butto fuori l'aria, provo a fare l'esercizio che abbiamo fatto prima in stazione eretta. Fuori l'aria salgo e ritorno giù prendendo l'aria. Le braccia rimangono sempre completamente distese, le spalle lontane dalle orecchie. E inspiro, torno giù. Le mani possono allontanarsi tra loro, non c'è bisogno che rimangano parallele le braccia tra loro. Possono disegnare una grande V, una Y se preferisci. Fuori l'aria, le braccia salgono, le spalle scendono. La sensazione deve essere che le spalle scendono giù. Il collo rimane sempre in allungamento. Se avessi un bastone dietro la schiena, sentirei il contatto della testa come quello del torace, come quello dell'osso sacro. Questo è l'ultimo. Quindi devo sentire bene l'azione della muscolatura, dei paravertebrali che mi portano ad estendere la colonna. Cercate di ascoltarvi, dobbiamo sempre percepire questa sfida di allungamento. Mettiamo insieme questi due esercizi. Come facciamo? Fuori l'aria, vado giù in spine stretch. Torno su prendendo l'aria. Stabilizzo. Fuori l'aria, porto sulle braccia. Torno giù prendendo l'aria. Con calma, senza fretta. Fuori l'aria, spine stretch. Torno su prendendo l'aria. Fuori l'aria, porto sulle braccia. Torno giù prendendo l'aria. Fuori l'aria, scendo. Torno su prendendo l'aria. Fuori l'aria, salgono le braccia. Torno giù prendendo l'aria. Ancora due volte, due movimenti completi. Spine stretch. Su prendendo l'aria. Braccia a V, a V, seconda della zona d'Italia, V o V, fuori l'aria, torno su prendendo l'aria, fuori l'aria, torno giù prendendo l'aria. E recupero un attimo. Sentite i muscoli che stanno lavorando qua. Non è dolore, non è dolore. Sentite i muscoli tra le scapole e la colonna. Quelli sono i muscoli che devono lavorare. Proviamo ad andare un pelino oltre, e cioè, quando butto fuori l'aria vado giù, inspiro, stabilizzo, quando butto fuori l'aria torno su con le braccia nella posizione dell'esercizio precedente e le braccia ritornano mentre prendo l'aria. Fuori l'aria vado, inspiro, stabilizzo, fuori l'aria torno su insieme, corpo e braccia. Inspiro, le braccia tornano giù. Fuori l'aria scendo. Attivo l'addome, attivo l'addome, attivo l'addome. Stabilizzo, spalle lontane dalle orecchie. Su. Fuori l'aria, fuori l'aria, fuori l'aria, fuori l'aria, fuori l'aria. Inspiro, le braccia tornano giù. Ancora tre volte. Fuori l'aria. Inspiro, stabilizzo. Fuori l'aria, salgo. Inspiro, torno giù. Andiamo, giù, fuori l'aria. Inspiro, sto. Fuori l'aria, salgo. Inspiro, torno giù. Facciamo l'ultima volta. Fuori l'aria, scendo. Inspiro. Fuori l'aria, salgo. Inspiro, torno giù le braccia. Ok. Ora andiamo in posizione di decubito supino. E giù. Chi ha bisogno userà un rialzo per la zona cervicale. Prima di partire, controlliamo ancora che le gambe siano parallele tra loro, piedi bene in appoggio, dita dei piedi larghe.
Zona lombare neutra. Sistemo il bacino in modo che tra l'arco lombare e il tappeto ci sia uno spazio sufficiente a far scorrere la maglietta. Attivo la pancia, il trasverso, tiro in dentro la pancia per stabilizzare e proteggere la colonna, l'ombelico viene risucchiato all'indentro. Controllo il torace. Sento l'aria che si muove attraverso le pareti laterali del torace. Lascio le spalle lontane dalle orecchie, con le mani scivolo come se volessi toccarmi i talloni. Da questa posizione vado a sbloccare il collo. Cosa faccio? Faccio una rotazione della testa, una volta a destra e una volta a sinistra, senza forzare, morbido. Immaginate che qualcuno vi stia accompagnando in questo movimento, il vostro capo, la vostra testa, si deve muovere attorno a un asse. Quindi fate in modo che le vertebre cervicali ruotino attorno allo stesso asse dall'inizio alla fine. Ok, adesso da qua proviamo ad avvicinare il mento allo sterno e poi proviamo ad andare con il naso verso la parete dietro di noi, sempre con la testa in appoggio sul terreno, come se ci volessimo grattare la nuca. Guardo la parete dietro di me, cerco di portare il mento sullo sterno, vado e torno, vado e torno, vado e andiamo. Adesso portiamo le mani sulle clavicole, qua, in modo da tenere il torace fermo, e proviamo ad avvicinare il naso al soffitto. Fuori l'aria e ritorno giù, sempre senza forzare. In questo caso il mento non si deve avvicinare allo sterno, mi devo muovere verso il soffitto. Quindi decollo come un elicottero, fuori l'aria, torno giù prendendo l'aria. Controllate che le spalle rimangano giù, le mani sono qua per quello. Devo tenere le spalle in contatto col terreno, le scapole in contatto col terreno. Fuori l'aria e torno giù. Stiamo mobilizzando la nostra colonna. Ora ci fermiamo con le mani. Tenete la vostra testa e provate a fare un leggero allungamento, leggero, di un millimetro. Devo sentire questa azione di allungamento della colonna. Lascio la testa sul tappeto, sulla felpa, sul cuscino che avete utilizzato per sostenerla e da questa posizione adesso sollevo la gamba destra, la distendo verso il soffitto e attivando l'addome scendo molto lentamente, mantenendo il bacino in equilibrio fra destra e sinistra, e ritorno prendendo l'aria. Mentre faccio questo, cerco di percepire questo allungamento del collo. Immaginate, il piede sta andando verso la parete lontana e il mio alluce vuole toccare quella parete lontana. Tocco il soffitto, tocco la parete lontana. La testa vuole toccare la parete che c'è dietro di me. Quindi cerco di allungare il più possibile. I muscoli delle gambe sono attivi, forti, la pancia piatta. Voglio sentire questo allungamento massimo, come se qualcuno mi stesse tirando la gamba per portarla via e qualcun altro mi vuole portare la testa in direzione opposta. Cambio. Sollevo l'altra gamba, la distendo e ancora giù. La testa si allunga in direzione opposta e ritorno. Fuori l'aria. Forte l'addome e ritorno. Abbiamo fatto 5 con la destra, proviamo a farne 5 con la sinistra. I muscoli della gamba sono belli contratti. Lo faccio l'ultima volta. E ritorno su. Là. Adesso provo a fare questo movimento partendo con tutte e due le gambe su, quindi distendo, distendo, addome attivo, il collo si allunga verso la parete che c'è dietro di noi. Scendo con la destra, fuori l'aria,
torno su prendendo l'aria e cambio gamba. Forte l'addome. Ricordatevi che l'obiettivo è stabilizzare la colonna, attivare i muscoli paravertebrali che ci portano in allungamento massimo. Siamo lunghissimi. In tutto questo, i muscoli delle gambe sono accesi, mi va bene, si tonificano anche loro, ben venga. Ne stiamo facendo 5 con ogni gamba, fuori l'aria, e ritorno su, fuori l'aria, e ritorno. L'ultima, 5 con la destra, quinta con la sinistra, e posso recuperare. Adesso, andiamo ad eseguire shoulder bridge. Talloni che si avvicinano leggermente al bacino. Attivo i glutei mantenendo le gambe parallele tra loro. Quindi quando attivo i glutei, se succede che le gambe cadono verso l'esterno o vogliono andare verso l'interno, sto facendo qualcosa che non va. Le gambe devono rimanere parallele, i glutei si attivano, l'azione dei glutei mi porta il bacino in retroversione e mi fa salire verso il soffitto. Da questa posizione, sempre con l'addome attivo, rilasso i glutei, inspiro e mentre butto fuori l'aria inizio a far scendere il torace, le vertebre lombari e infine l'osso sacro. Inspiro, ritrovo la mia posizione neutra e riparto. Fuori l'aria, glutei attivi, salgo, 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 mi fermo, rilasso i glutei, giù. Se sento i muscoli delle gambe posteriormente intervenire, forse sto usando poco l'addome. Oltre al trasverso, in questo esercizio entrano in gioco anche i retti dell'addome. Quindi questa azione, questo scoop, questa pancia scavata è a carico dei muscoli che fanno avvicinare il bacino al torace e viceversa. Ancora due volte. L'ultima. Ora, proviamo a fare un altro esercizio. Portiamo le mani dietro la nuca, in modo che il peso della testa sia sostenuto dalle braccia. Lasciamo i gomiti larghi. Da questa posizione, come se volessi sfilare le mani da dietro la testa, ma le mani non si staccano, faccio avvicinare il mento allo sterno, tenendo la testa più bassa possibile. E buttando fuori l'aria, lascio che la testa si sollevi leggermente da terra. Inspiro, ritorno giù e ritorno in neutra con la testa. La zona lombare è sempre in neutra. Fuori l'aria e là. E ritorno giù prendendo l'aria e la testa. La testa fa un tilt, come retroversione e antiversione del bacino, sono un tilt delle pelvi, questa è a tutti gli effetti un tilt del cranio, questa partenza e l'arrivo, qua, fuori l'aria e su, e ritorno giù piano prendendo l'aria, ancora una, e ritorno giù. Ok, adesso proviamo a mettere insieme questo movimento, shoulder bridge, questi movimenti, shoulder bridge, questa azione dei muscoli del collo, fuori l'aria, salgo, inspiro, rilasso i glutei, fuori l'aria, scendo, quando arrivo giù, se ho bisogno, porto le mani dietro la nuca e eseguo il movimento di scoop. Zona lombare neutra, torno giù, fuori l'aria, salgo, inspiro, rilasso i glutei, fuori l'aria, scendo. Chi se la sente può provare a fare questo movimento del cranio senza le mani dietro la nuca. Zona lombare neutra, inspiro, ritorno giù e ancora, fuori l'aria, salgo. Inspiro, rilasso i glutei, fuori l'aria, scendo,
Inspiro, ritrovo la neutra. Fuori l'aria. Inspiro, ritorno giù. Fuori l'aria. Inspiro. Fuori l'aria, scendo. Inspiro, ritrovo la neutra. Fuori l'aria. Avvicino le ginocchia al petto e mi siedo. Continuate se avete bisogno di fare qualche esercizio di mobilità, di allungamento. Io vi aspetto per la prossima lezione.